Sergio Romini. Luce. Ecco, Enrico Magrelli, Sergio Romini si salutano. Allora, come dire, Ritorno a casa, che poi è il titolo di un famoso bellissimo film. Siamo molto felici, abbiamo chiesto a Sergio di essere con noi oggi per un paio di eccellenti ragioni. Uno, perché è un grande attore; due, perché è un grande regista; ce ne sarebbero altri due. Accomodatevi. Ha avuto la possibilità, e direi per certi aspetti il privilegio, di lavorare sia con Fellini, sia con Mastroianni, sia con Scola. E questo Scola capita proprio, come si dice, a fagiolo, perché forse non lo sapete, ma lo sanno i giornalisti e i cronisti che quel giorno di 3 anni fa erano qui nel foyer del Petruzzelli, quando Scola mi ha chiesto dov'è Rubini. Gli ho detto: lì, ci posso parlare? Io ho detto: certo che ci puoi parlare, forse anche lui vorrà parlarti. E infatti si sono parlati, e Scola, davanti a tutti, a bruciapelo, lui non se l'aspettava, gli disse: vuoi fare il mio prossimo film? È stato bello per noi, perché Ettore in quel momento ha dichiarato, dopo aver in precedenza dichiarato che non avrebbe più girato film, dicendo a Sergio: fai il mio film, abbiamo saputo allora che l'avrebbe davvero fatto. Infatti l'hanno fatto, ed era il film bellissimo con cui abbiamo aperto il festival, Che strano chiamarsi Federico. Benvenuto, grazie, buon lavoro. Abbiamo fatto una sintonia perfetta di note di tamburo lamento. Buon pomeriggio, buon inizio di serata. Grazie Sergio, so che sei un po' influenzato, diciamolo. Sì, però adesso qui questi signori me la fanno passare. Sì, è meglio della tachipirina, dell'aspirina. Partiamo proprio dalle cose delle quali parlare, delle quali abbiamo conversato, sono tante. Partiamo proprio da quello che diceva Felice, no? Non sono tanti gli attori che hanno avuto l'opportunità di lavorare con Scola, con Fellini, con Mastroianni. Vogliamo partire proprio da questa triangolazione simbolica e anche biografica che ti riguarda, così importante? Dicevo anche prima, io non penso che la ragione sia anche, diciamo così, anagrafica. Io ho cominciato molto presto e ho raggiunto una certa età e quindi ho conosciuto, diciamo, un cinema che poi lentamente è cominciato a far parte del passato. E poi magari, non lo so, però è cominciata così. Diciamo, voi dovete rendervi conto che è abbastanza strano. Io ho fatto il film di Fellini nell'86. Ogni volta che mi fanno un'intervista mi fanno una domanda su Fellini, quindi voi potete comprendere bene quanto questa avventura abbia segnato completamente la mia vita, completamente. Ed è una cosa fantastica, devo dire, è una cosa bellissima, però è anche, come dire, una grande assenza quotidiana, no? Cioè, parlare di qualcosa che non c'è più. Con Ettore, in passato, questo Felice non lo sa, parecchi anni fa Ettore mi fece capire che gli piacevo, che tra le altre cose Ettore, anche quando ho girato il film con Ettore, non ci tengo perché avete visto La stazione oggi, Ettore sul set, questo appunto 2 anni fa quando abbiamo fatto quel film, Ettore ogni tanto mi guardava e diceva: no signori, c'ho il fegato, e citava. E scoprì che Scola conosceva i miei film, ma conosceva le battute. Ma la cosa sorprendente secondo me non è che Scola conoscesse i film di Rubini,
che a scuola conoscesse tutti i film, tutti, cioè che era un fruitore di cinema incredibile. Quando è uscito il suo documentario a Roma, sono stato ad una cena con le sue figlie, sua moglie. Anche sua moglie mi diceva che l'ultimo giorno Ettore si è visto 4 film di notte e poi la mattina non si è sentito bene. Però diciamo l'ultima nottata l'ha passata di fronte ad uno schermo, a guardare cinema. E Ettore mi aveva detto tempo fa che avrebbe voluto fare un film con me e con Depardieu, sapendo che io avevo avuto una certa consuetudine di rapporti con Gerard. E poi questa cosa non se ne parlò più, e poi lo rincontrai un'altra volta e mi disse: no, mi sono stancato, non mi va più, non ne faccio più, troppo complicato, troppo difficile, non, il set, troppa fatica. Mi sembrò così, sì, stanco. Mi fece anche un po' impressione questa stanchezza, che non era dell'uomo, che non suggeriva affatto l'idea di un uomo stanco, Ettore, era proprio un giovanottone ancora, sempre. Quindi era una stanchezza legata al mondo della produzione, ad una certa, diciamo, organizzazione del cinema in Italia. E poi invece qui, quel giorno, Ettore mi accennò e mi sono sentito di nuovo come me l'ho sentito ragazzino, perché quando Fellini poi mi propose di fare questo film, questo suo film nell'86, è come se improvvisamente mi dicesse: vuoi essere un bambino? Vuoi stare dentro questo mondo di grandi dove ci siamo noi e tu sei... Cioè è come avere a che fare con loro. A me anche Ettore mi faceva lo stesso effetto, mi faceva l'effetto di... lo sentivo padre, ecco. E quindi automaticamente, sentendo padre chi abbiamo accanto, ci si sente subito giovanetti, e tutto ciò che accade prende come un po' un'effervescenza, un gioco. Io devo dire che se devo poter raccontare qualcosa di questi signori che appunto ho conosciuto, la cosa che mi saltava all'occhio di questi signori era la loro giocosità, anche la loro maniera di guardare il mondo, di trascorrere la giornata, di rivedersi durante il giorno, era tutto un gioco. E anche nel loro modo di interpretare le loro carriere non c'era lo strategismo di oggi, no? Oggi mi hanno chiamato, vado a Petruzzi, metto a giacca verde, arrivo un po' dopo, parlo con Magrelli prima o parlo prima con Laudaddio, prima saluto il pubblico. No, questa era gente che andava, che viveva, c'era un amore per la vita, c'era un amore per il proprio lavoro, c'era un amore per gli altri. E devo dire anche un'altra cosa che penso di aver compreso, che penso sia quando noi diciamo la commedia di oggi. Quella commedia di ieri non era come quella di oggi, ma non perché c'erano autori più bravi, autori meno bravi, no, era l'idea della risata che era diversa. La risata di oggi è una risata distraente e niente di più. La risata di quegli uomini era un atto rivoluzionario, era un modo, come dire, di andare avanti, di cambiare, di modificarsi, di entrare nel merito, di modificare la storia, di sentirsi comunque sempre vivi, sebbene poi ci fosse stata la guerra, ci fosse la DC, però poi si poteva ridere, si poteva in qualche modo sovvertire lo status quo attraverso la risata. Quindi era un gesto molto politico. Oggi la nostra risata ha perso quella forza dirompente, è diventata una risata e basta. Ed è per questo che forse le nostre commedie oggi sono un po' più così. Sergio, ci regali anche un tuo pensiero su Mastroianni? Mastroianni non mi ha fatto prendere per un film,
E lo devo anche collocare questo fatto, diciamo così, storicamente lo devo collocare. Feci un provino con Cucci Todini, storico aiuto regista di Monicelli, per un film che poi si realizzò, che era I soliti ignoti 20 anni dopo. Fece il provino, Monicelli aveva dato l'ok per fare questo film, il regista sarebbe stato il suo storico aiuto regista, gli scrittori ancora Suso, e feci questo provino. Feci questo provino e c'era Cucci Todini e c'era Suso. E lo vinsi, mi fecero proprio i complimenti sul momento, devo dire, fu bellissimo, perché il figlio di Marcello Mastroianni. E feci questo provino, mi dissero bravo, bravo, bravo. Poi sentì che non mi chiamavano dalla produzione, che c'era qualcosa. E seppi che Marcello, avendo visto che gli stavano affibbiando un figlio così magro, non si, insomma, diciamo così, quest'uomo non si vedeva magro, si immaginava che suo figlio dovesse essere bello, pacioccone e grassottello, e poi così lo presero. E infatti non mi fece fare sto film, poi mi ricordo, non riesco a collocarlo coi tempi, e poi mi ricordo che feci questo film, io presi dei premi, andai a qualche David, a qualche nastro d'argento, ce l'avevo dietro, e mi faceva, Rubì, ma io non è che non te volevo, è che io non riuscivo a vedere un figlio mio magro come inchiodo. Allora, l'idea, ho sempre pensato a questa cosa, l'idea che un sex symbol, un Latin lover, si vedesse, no, certo, sono d'accordo pure io che non dovevo essere il figlio di Mastroianni, per l'amor del cielo, però vi invito a vedere poi chi hanno preso. Poi hanno preso un mio carissimo amico per fare il figlio di Marcello nei soliti ignoti, presero Giorgio Gobbi, che è un mio carissimo amico, che è quello che aveva fatto Ricciotto nel Marchese del Grillo. Allora, io non sono un adone, ma manco Giorgio Gobbi è un adone. Per cui la scelta non fu fatta per ragioni, diciamo così, estetiche, ma solo di peso, di peso. Non feci quel film perché mancavano 10 kg. Vabbè, detto questo, poi devo dire un'altra cosa di Marcello. Io ci ho fatto intervista con Marcello. E io quando ero, devo dire proprio una cosa, adesso devo esprimere dei giudizi, però molto così. Quando ero ragazzino mi piaceva Gassman, io volevo fare l'attore, e devo dire che Mastroianni mi piaceva tantissimo, però di fronte a Gassman un ragazzetto provava, diciamo, magari più facilmente la fascinazione nei confronti di un attore, della sua poliedricità, del suo istrionismo, e quindi potete immaginare che Gassman in questo senso. Poi invece a poco a poco ho capito la grandezza di Marcello Mastroianni, senza togliere nulla a Gassman, però una grandezza che lo rende anche poi, diciamo così, veramente immortale grazie al cinema, perché dentro quella sua, quel suo modo di essere poi neutro, di essere mai in prima fila, sempre un passo indietro. Marcello, se voi lo vedete, è sempre un passo indietro, non è il mattatore, non è il primattore, è un uomo che sta un po' più in disparte, però dentro quel suo stare in disparte si consuma la grandezza dell'attore, anche la sua modernità. E infatti Marcello, secondo me, le sue interpretazioni resistono al tempo tantissimo. E poi Marcello e Federico erano veramente buffi, io un po' di cose ce le ho, perché per esempio mi ricordo che a un certo punto Federico mi raccontò di Marcello che si era trovato una volta a un pranzo con Marcello, Ladenev e Mastroianni, e stavano litigando,
Quindi erano in tre e litigavano l'Adeneo e Mastroianni, e litigavano. Federico taceva, Mastroianni anche, e l'Adeneo lo attaccava. E Marcello zitto. Poi a un certo punto pare che l'Adeneo, questo me l'ha raccontato proprio Federico, disse a un certo punto, e poi non sei neanche un attore. Al che Mastroianni disse, ma che stai a dire? E 8:30 chi l'ha fatto? Te? E Federico chiudeva questo racconto. Chissà cosa avrà capito Marcellino di 8:30. Poi devo dire un'altra cosa. Poi devo dire, sono stato una sera a cena, il più grande amico, o perlomeno uno dei più grandi amici di Marcello Mastroianni, non so se tu questo lo sai, era Paolo Panelli. Loro erano amici in una maniera tale, io aggrumo un mio amico che si chiama Nardino, che è il mio amico del cuore, e ho un'amicizia di questo tipo, siamo talmente amici che non ci parliamo più, e se ci parliamo non ci parliamo più direttamente ma di sponda, cioè tipo che ha detto quello, e quello risponde no die che io volevo dire, ma non si guardavano più. Quindi mi ritrovai a questa cena mentre mangiavano sta pasta e fagioli e Panelli diceva che ti ha detto quello, io dicevo no ha detto questo, e Marcello faceva no allora di e guarda che lui si deve sta zitto, cioè parlavano sempre attraverso questa carambola del terzo e poi facevano delle scenette, per cui una sera andammo a cena con Federico in un ristorante fuori Roma dove si andava a girare anche quando si facevano i film a Cinecittà, che si chiamava il Fico, c'era il Fico Nuovo e il Fico Vecchio verso Grotta Ferrata. Andammo a cena d'estate, sotto un pergolato, c'era Panelli, Mastroianni, Fellini, La Masina. Andai con Antonella Ponziani, che era l'attrice che faceva con me intervista. E poi a un certo punto Federico disse, dai, facciamo le scenette, vediamo le scenette. Io non sapevo assolutamente nulla di questa cosa. Stavamo mangiando sotto un pergolato all'esterno, entrammo nel ristorante, era estate, facemmo uscire le persone, quelle poche persone che erano sedute ai tavoli all'interno, e allestimmo un vero e proprio teatrino, mettemmo delle sedie e cominciarono queste scenette. E allora la prima scenetta vidi che Marcello si buttò contro in quinta, per terra, così, e lui era il rumorista della scena. E la prima scena si intitolava Stitichezza. E c'è stava una sedia vuota, così, arrivava Panelli con un giornale sotto il braccio, guardava la sedia che era indubitamente il cesso, sospirava, il titolo era Stitichezza, e ci si sedeva. A quel punto apriva il giornale e Marcello dalla quinta cominciava a fare pernacchie di tutti i tipi, sibilanti, roboanti, con interruzioni e roba varia. E si rideva in una maniera, vedevo Federico piangere in una maniera incredibile. E facevano tantissime scenette. E la leggenda vuole che a un certo punto, quelle cose di Tatti Sanguinetti, che però non lo so, vuole che poi Federico le avesse filmati anche. C'è un racconto che dice che ai tempi della Gaumont Federico mise addosso ai due uno smoking e li filmò. Poi fecero anche, sempre in quell'occasione, sto parlando troppo? No. Sto parlando troppo? Oh, me lo dite, eh? Un'ultima cosa, anche se voi non conoscete questa signora che c'è ancora, che è una grandissima, un grandissimo avvocato del cinema, la premessa è un grandissimo avvocato del cinema che era l'avvocato di Marcello storico, che era l'avvocatessa Cao. Noi tutti attori abbiamo un rapporto incredibile con gli agenti che ci sembrano troppo furbi, troppo, c'è una classica dinamica tra l'artista e l'agente, che è quello che invece poi deve monetizzare il tuo lavoro, e quindi diciamo l'artista attribuisce sempre all'avvocato una sorta di cinismo e così via. Vabbè, questa è la premessa. Avvocatessa Cao. L'altra scenetta che loro fanno, e adesso capirete perché, era questa, e cominciava così, c'era Panelli che cominciava e diceva, ah buonasera signori, vi devo parlare, cominciava come una scena di Chekhov, fa male il tabacco, come se fosse una piccola conferenza, e c'era Panelli che diceva, vi devo parlare di un film bellissimo, un regista ebreo americano che ha fatto un film, Lo Squalo, un film molto violento sulla paura, in cui, mentre parlava arrivava Marcello, diceva, Paolo,
È morto Scola? No, non ci posso credere. Scola, mio grande amico, mio grande fratello, un grande regista. Adesso mi trovo anche un po' qui in imbarazzo, devo parlare di questo film, lo squalo di fronte a questo pubblico, non so più. Purtroppo, vabbè, scusami, vi devo parlare dello squalo. Marcello andava via, dice, scusate, mi devo riprendere da questa notizia. Allora, vi devo parlare dello squalo, questo film, lo squalo, c'è questo mostro che prende a sale i bagnanti. Mentre parlava, arrivava di nuovo Marcello, Paolo, morto Monicelli. Oddio mio, una cosa assurda, ma come Monicelli, un altro grande regista, un mio amico fraterno, un grande maestro del cinema, e adesso come portare avanti questa conferenza, devo parlare dello squalo, non so come fare, da che parte la devo... Vabbè Paolo, ciao. Allora questo regista ebreo-americano ha fatto questo film che si intitola Lo squalo, c'è questo mostro, arrivava di nuovo, Paolo, è morta l'avvocatessa Cao, ecco, lo squalo, volevo parlare di questo... Questa non la conoscevo, questa non la conoscevo ed è stupenda. No, tra l'altro il gruppo di amici, quello che raccontava Sergio, no? Marcello Panelli, la moglie di Panelli, Elio Pandolfi, e poi hanno girato delle cose quando andavano sempre in vacanza insieme, e il clima è esattamente, forse lo potete trovare, ancora esistono questi reperti di vacanza, di riprese quasi da vacanza. Sergio, prima parlavi di... appunto di Gassman, hai voglia di tornare ai tempi dell'Accademia? Perché lì c'erano delle dinamiche fra di voi, c'erano dei compagni di corso che poi sono anche tuoi amici, credo fraterni, tanto che poi anche l'ultimo film che hai diretto, no, mi pare che ci sia Bentivoglio, mi pare, lo so, che c'è Bentivoglio. Hai voglia di tornare a quegli anni? Che clima c'era? Chi era Sergio Rubini in quel momento di formazione? Ma io, diciamo un po' per parlare così di me, io sono arrivato, ho fatto l'esame in Accademia a Roma a 18 anni, avevo avuto delle esperienze con mio padre a Grumo, non si è mosso, quando ho detto Grumo non è successo niente, Ho avuto delle esperienze con mio padre a Grumo e poi ho fatto questo concorso in Accademia. Devo dire, io quando feci questo concorso in Accademia sapevo molto poco di teatro dal punto di vista proprio della tecnica teatrale, quindi ero veramente, come si dice, vergine, rozzo, non conoscevo nemmeno il lessico, per cui feci questo esame e nel corso di questo esame compresi che il vero, diciamo, che la mia forza era quella di essere completamente ignorante, di non sapere nulla. E quindi a un certo punto non provai neanche a nascondere il fatto di non sapere nulla. E devo dire con una certa abilità, che probabilmente oggi non avrei più, perché c'era anche un che di spudoratezza nel mio... Enfatizzai la mia ignoranza. Tanto per esempio in teatro si dice porta la voce, no? Portare la voce significa recitare in una maniera tale per cui ti possano ascoltare, sentire anche sul fondo della sala, no? Per cui quando a un certo punto mi disse porta la voce, io dissi ma come me la devo portare sta voce? Io non lo so, quindi diciamo... Feci questo esame, tutti ridevano e si convinsero che io stessi recitando. Tant'è vero che un insegnante poi di recitazione che si chiamava Povoledo, nel corso del primo anno mi diceva Rubì, se avessimo capito che eri davvero così, ma quando te prendevamo? Però per tornare a me, chiudo, diciamo, questa mia esperienza in Accademia, diciamo, in qualche modo il teatro mi ha salvato, perché io ero un ragazzo molto... Ma penso che il teatro salvi, aiuti tantissimo in questo senso. Io ero un ragazzo abbastanza inquieto, e compresi invece che... E quindi avevo bisogno di una serie di valvole di sfogo, e questi miei sfoghi li trovavo poi nella vita...
che vivevo, quindi con i miei amici, le fidanzate, la famiglia. Il teatro mi aiutò a capire che c'era invece uno spazio, che è il palcoscenico, in cui tutte le mie tensioni, tutte le mie contraddizioni, anche una certa violenza, le paure, potevano essere tutte, come dire, potevano finire tutte in palcoscenico. Infatti mi ricordo, perché io ho fatto l'Accademia ancora, diciamo che c'era ancora l'eco degli anni 70 in qualche modo, perché sono entrato in Accademia credo l'80 o 79, 80, non mi ricordo, piacerebbe dire 87, 88 invece purtroppo. E sono entrato lì, mi ricordo all'inizio quando facevamo le improvvisazioni e c'era questo clima ancora delle improvvisazioni, dei gruppi, del living theater, insomma, io mi resi conto che potevo sfasciare tutto, sfasciavo i mobili, tutto, e poi alla fine l'insegnante veniva e faceva bravo, facevano pure i complimenti. Io invece che venivo a scuola, se tu facevi, alzavi, spostavi il banco, si incazzavano, invece c'era un luogo in cui tu, c'era un armadio, io facevo l'improvvisazione, boom, lo rompevo completamente, il professore bravo, bravissimo. Ecco, diciamo, ho smesso di rompere armadi da quando ho cominciato a fare teatro, perché ho capito che potevo farlo così, in palcoscenico, che c'era. E quindi in questo senso mi ha aiutato a placarmi. Ho avuto dei bravi insegnanti, dei bravi colleghi di lavoro, e poi ho fatto l'Accademia fino a 20 anni. Lo dico con una certa fierezza, perché adesso io insegno all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, non me ne vorranno quelli della Silvio D'Amico, insegno, ma non mi ci sono diplomato da ragazzo, perché ma lo sanno, sono molto elastici quelli dell'Accademia, perché c'era una battuta che c'era anche tra i vari Gassman, Mastroianni, perché è la scuola più importante di che ci sia in Italia per attori. E c'era la battuta che diplomarsi porta male. E quindi, quando verso il secondo anno tu cominciavi a vedere gente che si defilava e così via. E a me è capitato questo, perché io avevo come insegnante Andrea Camilleri, che al tempo non era Camilleri di oggi, era un regista un po' parcheggiato lì nell'Accademia, bravissimo raccontatore, ma non era scrittore. E lui a 20 anni mi offrì di fare uno spettacolo teatrale in cui dicevo una battuta, e ho debuttato così, e poi da quel momento in poi ho cominciato più o meno sempre a lavorare, e poi è andata così. Insomma, io ho avuto abbastanza, devo dire, ho avuto abbastanza fortuna, molta fortuna. Rimaniamo soltanto per un attimo nel passato, poi veniamo al presente, anche perché ci sono molti colleghi dei giornali, delle TV, delle radio che vogliono sentire qui, poi so che ti faranno anche delle interviste dopo. Ti ricordi la prima tournée teatrale? Accadde qualcosa di buffo, di strano, di fondamentale? Eh sì, la tournée teatrale da ragazzo era una cosa molto bella, perché, come dire, nella tournée teatrale è anche un po' racchiuso il mestiere dell'attore, che è fatto di nomadismo, che è fatto di, appunto, di svegliarsi la mattina, questo lo diceva anche Gassman, svegliarsi la mattina a Ravenna, in una giornata magari fredda, sei andato a dormire la sera, non sapevi manco dove fossi, diciamo. Le tournée in questo senso sono a poco è come se ti confondo, questo nomadismo e alla fine corrisponde quasi ad una sorta di nomadismo dell'animo. Devo dire che oggi una tournée teatrale mi fa un po' più paura di quanto dell'effetto che mi faceva da ragazzo. Da ragazzo era un viaggio, una promessa, un andare. Ho fatto delle tournée teatrali. Io ho lavorato in teatro praticamente fino al 1982, poi dal 1982 ho cominciato di più a lavorare al cinema. Ho fatto il teatro l'anno scorso, però diciamo non l'ho più fatto seriamente, costantemente. Da ragazzo era un viaggio. Forse, ecco, in questo senso, una tournée teatrale, se non si hanno legami, fa meno paura, ma fa meno paura a te e a chi ti sta intorno.
perché diciamo, mentre con un legame la tournée teatrale diventa un po' più faticosa. Ecco perché a me viene sempre da dire che il mestiere dell'attore, io personalmente lo paragono molto alla giovinezza. C'è una ventosità nel mestiere dell'attore, c'è questo nomadismo, c'è questa... Una volta si dicevano che i marinai non si fermano mai negli stessi posti, ma ecco, quell'attore lì, teatrale, è fatto di questo andare. E devo dire che proprio tornare a Marcello, Marcello mi dava l'idea di questo. Marcello era un signore così, andava. Tu vedi, si prendeva il gusto, era molto, si prendeva il gusto di non mettere bocca, prendeva il gusto di lasciarsi andare, di vedere che le cose intorno andavano, non le voleva tanto modificare, non credo fosse un uomo che si incazzasse più di tanto. Ci incazziamo delle volte perché vogliamo modificare le cose, perché ci piace il tavolino a 5 zampe, ce lo danno a 4, ci piace l'acqua a mezzo bicchiere, ce lo danno colmo. Marcello invece mi dava l'idea che era un uomo, era per questo che da ragazzino non mi affascinava tantissimo, e col tempo invece ho pensato che fosse un grandissimo uomo e soprattutto anche un grandissimo attore, proprio per questa sua capacità di abbandonarsi. Tu lo vedevi sul set, stava, aspettava, tranquillo, così, ridevano così. Poi ogni tanto quando stavo con Federico si facevano pure delle battute, tipo loro parlavano molto del mestiere dell'attore fatto dall'altra parte dell'oceano, moltissimo, questa cosa del metodo, a loro faceva molto ridere. Mi ricordo che una volta Marcello entrò dentro la macchina perché dovevamo fare una scena, dovevamo andare a casa della Ekberg in intervista. Marcello entrò e disse: ma lo sai, Marlon Brando sono 3 mesi che sta chiuso nel Camposanto perché deve fare la parte dove muore e sta studiando. Quindi diciamo erano così e parlavano poi, era molto, questa è un'altra cosa, parlavano poco di cinema loro, tra di loro, parlavano più di teatro, mi sconvolgeva tantissimo questa cosa, è come se loro poi, la loro formazione, il loro mondo era il teatro, il cinema era qualcosa di successivo, qualcosa di arrivato dopo, quando stavano tra di loro, soprattutto Marcello e Giulietta, appena stavano insieme, parlavano di ricordi e parlavano di teatro, aneddoti, battute, cose comiche. Mi ricordo che una volta Marcello, Fellini, non mi ricordo, raccontavano di uno scherzo che avevano fatto a Renzo Ricci, che era un grande attore teatrale. Si parlava degli scherzi che si fanno in teatro e allora raccontavano, credo Marcello, mi ricordo, Marcello Federico, che praticamente un famoso Otello. A un certo punto Otello soffoca Desdemona, però poi Otello si deve pugnalare, si deve dare un colpo di spada, ma dopo che ha soffocato Desdemona, Otello ha una scena con Iago, l'attore che faceva Iago gli rubò la spada, poi quello rimase solo e si doveva ammazzare, tutti sanno che Otello si ammazza, si ritrovò senza spada, la scena non c'aveva finestre, non sapeva come morì, tutti gli spettatori dicevano: ma questo come muore? Allora dice Ricci, a un certo punto se levò lo stivale, si dava i colpi. Grazie Sergio per questi aneddoti fenomenali. Appunto, ti ho chiesto della prima tournée, qui forse sono accadute delle cose ma ne parliamo un'altra volta. Veniamo però all'ultima, no? Perché tu hai fatto il tuo ultimo film come regista e contemporaneamente c'è stato questo lavoro sui palcoscenici d'Italia. Perché? Ci racconti che cosa per te era importante e il tipo di scambio che c'è stato tra le due esperienze, se c'è stato uno scambio. Sì, io quando feci questo mio primo film, La Stazione, questo è stato io feci questo film, ma prima di questo film avevo fatto 3 anni di tournée in teatro con gli stessi attori, con Margherita Buia ed Ennio Fantastichini. La cosa che imparai per davvero quando feci questa esperienza è che questa dicotomia che ci raccontano esistere tra il teatro e il cinema è una cazzata, non è una cosa vera, non è assolutamente vero, e da noi c'è come un po' una brutta deriva del cinema neorealista che ha portato a un certo punto a pensare che gli attori formati possano costituire al cinema un problema.
E quindi perché? Perché la strada, diciamo, del cinema neorealista era di accedere direttamente ai non attori presi dalla strada. Però questa cosa, diciamo, applicata al cinema neorealista aveva un senso, era come comporre una tavolozza in un certo modo molto preciso. Poi invece da noi questa roba ha dilagato ed è diventato anche per le commedie. Fare per esempio una commedia con un attore che non sa recitare è una cosa abbastanza impossibile. E quindi, diciamo, nel corso degli anni poi si è creata proprio una distanza, tant'è vero che io quando ero ragazzino andavo a fare i provini al cinema, non dicevo mica di aver fatto l'accademia, dicevamo tutti di non venire da una scuola, perché i registi di cinema erano molto sospettosi nei confronti. Poi invece ho fatto questa esperienza e compresi, montando il film, montando, ma soprattutto vedendo, diciamo, l'effetto che il film faceva poi in sala, io non ho mica modificato il mio modo di recitare. Quando lo facevo in teatro, sia io che la Bui, che Fantastichini, lo facevamo come l'abbiamo fatto al cinema. E soprattutto la cosa che ho imparato, avete riso magari ogni tanto stasera vedendo quel film. Ecco, si rideva anche in teatro. Non è che il pubblico cambia, non è che il pubblico in teatro in un certo modo c'ha bisogno delle battute. Quindi compresi che tutto quel lavoro di approfondimento, di studio, è fondamentale anche, te lo puoi ritrovare. E il cinema c'ha invece anche un po' un problema, perché delle volte ci si incontra sul set il giorno stesso in cui si comincia a girare, ognuno ha studiato il proprio personaggio, ma delle volte magari non si creano delle relazioni. Ecco, per esempio quel cinema di una volta invece aveva la fortuna di mettere in campo attori che si conoscevano molto bene, tra i quali c'era una grossa dimestichezza. Trovarsi sul set la mattina e far finta di che due possono fargli amici non è facile, se invece hai provato, hai studiato, hai approfondito. E allora a 25 anni, passati 25 anni dal mio primo film, ho pensato, avevo questo spunto che era lo spunto del mio ultimo film, che aveva la particolarità di raccontare una storia che si svolge tutta nell'arco di una notte in un unico ambiente, e sono andato dal produttore che ho avuto e gli ho detto: ma mi dai la possibilità di provarlo in teatro prima? Cioè, io ho scritto prima il copione per il cinema, poi ho detto: mi dai la possibilità di provarlo in teatro, mi fai fare 5-6 recite di fronte al pubblico anche, magari, così vediamo, mettiamo a registro il testo, mettiamo a registro i personaggi, costruiamo durante le prove un gruppo d'attori autenticamente affiatato. E così abbiamo fatto. Devo anche confessarvi che ci sono degli attori che hanno storto un po' il muso perché non volevano venire a fare il teatro, perché volevano venire direttamente sul cinema, sul film, sul set. E quindi, diciamo, sono stato abbastanza severo. Ho fatto il film con le persone che erano disposte ad affrontare anche questa esperienza teatrale prima delle riprese. L'ho fatto, poi ho girato il film e poi ho pensato di portare in scena le prove che avevo fatto a monte, cioè sono ritornato in teatro raccontando al pubblico, come sto facendo con voi. Ho fatto un film, prima del film ho fatto delle prove, vi faccio vedere le prove che ho fatto prima del film, cercando in questo modo di creare, di colmare, diciamo così, quella distanza che c'è tra il teatro e il cinema, soprattutto in Italia, cercando anzi invece di creare una sorta di continuità, di sinergia. Lo dico con una certa fierezza, perché poi c'è stata una sinergia anche produttiva, nel senso che i soldi del teatro sono finiti anche dentro il film, e tutto ciò che ho raccolto dall'esperienza filmica è finito, diciamo, nello spettacolo teatrale. E quindi mi è sembrato, come dire, lo farei ancora. Non, in Italia addirittura c'è una roba, sembra che gli attori che fanno teatro sono quelli sfortunati che non possono fare il cinema, ma immaginatevi invece, per esempio in America, esattamente il contrario, cioè il punto totale d'arrivo in America è il teatro, perché tu puoi fare il cinema, sì, lo puoi fare, però se non sai recitare non puoi andare in palcoscenico. Quindi in America è esattamente l'opposto, invece da noi si è creata una sorta di cosa per cui se tu sei un attore che fa teatro, invece una bella cazzata. Spero che così, come sono passati di moda gli attori doppiati, passi di moda anche questa idea che il teatro e il cinema sono due cose lontane che non devono e non comunicano. Una cazzata. L'ultima cosa prima di darvi ovviamente il controllo dei tempi, perdonatemi, di darvi il microfono in modo che potete fare le vostre domande a Sergio.
Sergio, che sta accadendo in queste settimane? Il film di Veronesi hai finito di girarlo? Devi ancora girare? No, devo andare a Cuba adesso. Devi andare a Cuba. Ha un, sembra un, è una commedia, immagino. Sì. Ha un titolo, Non è un paese per giovani. Se non è un paese per giovani. E quindi ha un tema di grande attualità. E poi ho letto anche che c'è un film come regista, però. Me ne è stato annunciato... Mio? Sì. Farebbe piacere. Allora... Non fidarsi mai di internet, no. Naturalmente. Allora, siamo su Veronese. Allora, no, io vi racconto quello che sto per fare. Devo lavorare un po' nel film di Giovanni Veronesi, che è un mio amico, che stimo molto. Bravo. Ecco, lui è un commediante, però, diciamo così, con padri, con un'appartenenza importante, cioè... Per Giovanni, per esempio, il cinema di Ettore, il cinema di Monicelli è un cinema importantissimo, diciamo. Quindi Giovanni è un regista che lavora, diciamo, nel solco di una tradizione. Ho fatto con lui due manuali d'amore e adesso poi ho fatto anche un'altra cosa. Insomma, vabbè, quando mi chiama Giovanni vado. Io poi personalmente non leggo i copioni quando mi chiamano. Adesso dirò una cosa che vi sembrerà molto superficiale. Purtroppo io quando mi chiamano per lavorare faccio una valutazione sulla persona che mi chiama, non faccio una valutazione sul copione. E vi faccio un esempio: se qualcuno vi invita a cena, ma voi gli chiedete dove starà messo il tavolo, la sedia, il divano, che mangerà, chi ci sarà? Voi, se qualcuno vi invita a cena, pensate: beh, mi ha invitato Enrico, è un amico, conosco più o meno il cinema che gli piace, cosa, e mi faccio un'idea della serata che passerò. Non comincio a dire, dove metto la sedia, dove metto la cosa. Ecco, leggere la sceneggiatura, secondo me, è come entrare tantissimo nel mezzo. La sceneggiatura la devi leggere dopo, quando devi affrontare il personaggio, quando devi entrare nel mezzo. Ma dire sì o no ad un film, per quanto mi riguarda, mi è sufficiente, diciamo, la persona, perché so che devo fare un viaggio con una persona. E allora faccio una valutazione su che periodo potrà farmi trascorrere quella persona. Poi, se dico sì, comincio a leggere, ma prima no. E farò questo film di Giovanni, poi devo fare, non faccio mai la televisione, devo fare una cosa in televisione da attore. Poi devo fare una fiction. E poi devo fare di nuovo un po' di repliche del mio spettacolo. Poi ho promesso a Luca Barbareschi di aprire il Teatro Eliseo e faccio Mamet, perché io da ragazzo sono stato il primo a portare Mamet in Italia, perché vidi nell'82 a New York recitare Al Pacino, fare American Buffalo. E poi a un certo punto ebbi l'opportunità di fare uno spettacolo teatrale da ragazzino e dovevamo fare uno spettacolo che non costava molto. Io dissi, ho visto una cosa in America, non ci ho capito niente, ci stavano tre persone in scena, erano Al Pacino e Robert Duvall, due così, e dissi, facciamo quel testo lì, anche perché stanno tutti dentro una stanza. Ma io non sapevo nulla, lo vidi a New York quel testo. Tra altre cose ero ancora offuscato, perché la sera ero stato a New York e la sera avevo visto Il postino suona sempre due volte. Ve lo ricordate voi quel film? Ma voi ve la ricordate l'attrice in quel film? Io sono stato completamente anestetizzato da quell'attrice, per cui la sera dopo poi andai a vedere a New York questo spettacolo con Al Pacino. Non capii nulla, perché c'avevo ancora la tipa nella testa della sera prima, e poi quando, insomma, feci questo spettacolo, Mamet. E allora Luca Barbareschi, che invece poi l'ha approfondito Mamet, mi ha invitato e faccio lo spettacolo d'apertura al Teatro Eliseo, faccio solamente 20 repliche lì a Roma. Poi porto in giro il mio spettacolo e poi contemporaneamente con la mia compagna, che è anche la mia sceneggiatrice, con Diego De Silva, che ha lavorato con me nel mio ultimo film, stiamo cominciando a scrivere un prossimo film. Beh, insomma, sono parecchie cose. Ne siamo contenti, ovviamente. Allora, abbiamo un po' di tempo per le vostre domande. Come al solito, alzate la mano e arriva il microfono. Allora, più che una domanda è una richiesta.
Io sono, mi chiamo Fiorella, sono del Liceo Linguistico Paritario di Bitonto e sono qui anche a nome, oltre della mia scuola, dell'amministrazione comunale di Bitonto. Noi per il quarto anno consecutivo, 21 e 22 maggio, facciamo cortili aperti, partecipiamo ad una manifestazione nazionale, si chiama Cortili Aperti, tutti i cortili di Bitonto vengono aperti al pubblico. Quindi l'assessore al marketing territoriale le chiede attraverso di me, poi naturalmente se lei crede lo contatterà, se vuole fare da padrino a tutta la manifestazione. E poi invece noi come scuola le chiediamo... Prego signora, perché è buffa, ecco, questa situazione, certo. Mi scusi. Le chiediamo il palazzo che noi occupiamo così e porteremo con i nostri ragazzi, è un palazzo del 1600, quindi rinascimentale, e abbiamo scelto il suo film, anche se datato, insomma, del 97, In viaggio con non la sposa. Non dica datato, signora, datato. Datato è una parola bruttina. Era datato il film che avete visto stasera? Datato, cioè ho detto questo perché io sono molto più grande di lei, quindi mi posso permettere signora, di dire questo. Signora, appunto, la prego, ecco, prego. Allora, invitiamo il giorno qual è? 21 o 22 ne maggio. Ne parliamo quando finiamo? Certo, grazie. Grazie signora. Allora adesso delle domande, poi per le richieste, le facciamo in un altro momento se volete. Non so dove sia il microfono. Nessuno? Dove? Ah, lì sopra, non è facile. Ciao Sergio, sono Federica. Ciao. Innanzitutto dove devo venire, che giorno? Eh? Dove devo venire, che giorno? Niente, innanzitutto mi volevo complimentare con te per, insomma, per il tuo successo, per i film, e poi ti volevo fare una domanda. Il cinema di oggi, soprattutto quello italiano, sta cambiando. Tu come stai? Come vai a tempo, diciamo? Oggi ho la febbre. Sono emozionata. No, figurati Federica, sta tranquilla. Allora, vuoi sapere la mia idea del cinema italiano oggi? Sì, come cambiano i tuoi film rispetto... Come cambiano i miei film? Sì. Allora, io penso una roba, ma io non so che cosa pensi Enrico. Allora, io penso che il cinema italiano sia in crisi, no? E questo è... Però, secondo me, un'industria culturale non può che essere perennemente in crisi, nel senso che la crisi implica un rinnovamento, un cambiamento. Diciamo, la crisi è un qualcosa di fluido, di modificabile. La cosa peggiore non è quando dici come la situazione italiana. In crisi significa dire siamo in movimento. La risposta terribile sarebbe lo stallo, no? Cioè una condizione, diciamo, di immobilità. Siamo in movimento come le industrie culturali devono essere in movimento. E mi piacciono molto i giovanissimi, devo dire, non i giovani, come generazione. Penso che la crisi più profonda però in questo momento del cinema, e non me ne vogliano adesso così, sia la crisi del luogo cinematografico. Cioè dello spazio, della sala. Quella è una crisi vera e su questo, ragazzi, dobbiamo metterci d'accordo, perché il cinema è vero, la socialità, la sala buia, però il cinema è uno che ti racconta una storia, è un altro che ha voglia di stare ad ascoltarlo. Prego. Sì, buonasera.
Io sono una psicologa e quello che la mia domanda, insomma, in questo momento verte un po' a cogliere l'aspetto, diciamo, affettivo, emotivo, diciamo, più sentimentale di un artista, di un personaggio, di un attore, insomma, un personaggio pubblico. Infatti l'altra sera chiedevo anche alla signora Scola, la moglie di Ettore Scola, cosa aveva rappresentato per lei vivere per tanti anni accanto a un uomo di così grande spessore, quindi capire un po' qual è poi la vita della persona dopo il lavoro, a parte il lavoro, cioè l'aspetto più intimo ed emotivo. Quindi prima abbiamo fatto silenzio quando hai citato Grumo, in realtà noi sappiamo, insomma, che sei di Grumo, quindi la mia domanda in questo momento è qual è il tuo rapporto con Grumo, col tuo territorio, con le tue origini? Cosa è rimasto, insomma, di Sergio e del suo paese, della sua famiglia, dei suoi amici, al di là di tutto? Perché, insomma, ci hai trasportato in un altro mondo, in un'altra epoca, quando parli di Fellini, Mastroianni, Lauretta Masiero, cioè sono cose che sono tempi lontanissimi, ci sembrano tempi lontanissimi, ci sembra un'altra epoca, ci sembra un altro mondo, ma tu sei di Grumo, quindi mi chiedo che cosa c'è poi dentro di te, al di là di tutta di questo grande meraviglioso circo di cui tu sei un fantastico interprete. Grazie. Ma io... Tu sei psicologa, voglio chiarire che 3 sere fa mi hanno dato un premio per un festival di cinema e psichiatria, quindi io, diciamo, sono preparatissimo io. Sono. Sai, rispetto a quella cosa di Fellini era un provinciale, fiero. Era un poeta di provincia, infatti, diciamo così, quando poi parlano di Fellini i signori critici, delle volte, quando si parla del fellinismo e roba varia, quando delle volte poi si dimenticano che è un poeta di provincia, secondo me non c'entrano in pieno il personaggio, anche, diciamo, la sua poetica. Quindi, diciamo, io quando sono entrato dentro quel circo, cosa ho imparato? Ho imparato che la cosa più importante che un artista si porta appresso è la propria umanità, i propri affetti, la propria... Io mi ricordo, ti voglio raccontare una cosa, quando si è ragazzi il cinema è molto sfavillante, molto scintillante. Mi ricordo che sono stato una sera a cena con la Masina e Federico in un ristorante che c'è ancora a Roma, che si chiama il 54, che sta a Via Brunetti. E mi ricordo che avevo fatto il film di Fellini e mi avevano proposto un film successivo e mi davano un sacco di soldi, 150 milioni di lire. Quando io dissi a mio papà che mi accingevo a fare quel film, mio padre mi disse: Sergio, ho paura, erano troppi soldi. E io, quando poi invece dissi a Federico, ho parlato con mio padre, volevo fare quello del cinema io, no? Quello un po' hollywoodiano. Mio papà ha detto, siccome mi danno tutti questi soldi, mio papà si figuri, ha detto ho paura. E Federico mi dice, e ha ragione a dire che ha paura, fa bene, c'ha ragione. Quindi, diciamo, ho imparato che quel circo lì non era così dissimile dalla mia famiglia, che la vera cosa dentro quel circo lì era mantenere vivi valori basici, che sono gli affetti, la tolleranza, uno sguardo sul mondo, l'empatia, il sorriso, ma non beota, appunto, quel sorriso anche un po' rivoluzionario. Ho imparato che bisogna svegliarsi presto la mattina. Federico chiamava prestissimo la mattina, molto presto. Io, per non farmi beccare che dormivo, sapendo che mi chiamava, mi svegliavo, mettevo la sveglia.
vivevo con la Bui al tempo, e siccome non mandava che Fellini mi beccasse con la voce impastata dal sonno, facevo pure degli esercizi vocali dentro casa, per cui camminavo, poi lui telefonava, pronto, è perché volevo dare l'idea di essere, volevo dargli l'idea di essere sveglio come lui, ma io avevo 25 anni, lui chiamava le 6:30, le 7. Però, come dire, in quel modo ho imparato, vuoi fare regista? Vuoi esprimere un parere tuo sul mondo? Bene, come prima cosa, la mattina ti devi svegliare. E quella gente però non te lo insegnava dicendoti ti devi svegliare, ti chiamavano direttamente. C'è una persona laggiù. Deve alzare di nuovo il braccio, non so se l'hanno vista. Sì. Ciao. Beh, Sergio, sono anche Gabriella. Anche per 150 milioni. Sì. Sono Gabriella. Niente, volevo dirti questa cosa qui. Da un po' di anni assistiamo a una produzione, insomma, moltissimi film vengono girati qui al sud. Ne siamo tutti felicissimi per questo. Ma quello che volevo chiedere a te, che sei un attore, un regista, sei vivi in questo mondo, perché? È una moda o è il piacere di qualche altra cosa che adesso ci spiegherai tu? No, allora io voglio dire una roba. Nel 1988 io e Domenico Procacci abbiamo deciso che avremmo dovuto girare La Stazione e abbiamo deciso di girarla in Puglia. Qui non si giravano film, erano stati fatti dei film qui negli anni 70, delle commedie, delle cose, ma non era un set, devo dire, la Puglia non era un set, ma nemmeno la pugliesità era un qualcosa, come dire, da mettere in mostra, perché di dove sei? Di Bari? Ah, di Beri? E i baresi, lo ammetterete, non erano così felici di questa semplificazione, no? Avevamo anche un po' un problema rispetto ai nostri suoni. Tant'è vero che io mi ricordo quando facevamo la prima della Stazione a Venezia, con Domenico ci preoccupavamo che questo personaggio che interpreto nel film non fosse preso sul serio, perché aveva dei suoni che lo relegavano ad una maschera che in Italia veniva considerata minore. Solitamente i pugliesi nei film non erano mai il primo attore, erano ruoli di secondo piano e decisamente comici. Ai nostri suoni non si univa con facilità una storia d'amore. Uno di Beri non poteva dire ti amo, no? Uno di Beri doveva far ridere, e non va bene, perché è il problema del sud, perché uno di Beri o deve far ridere o deve far paura, invece quello può avere la moglie, i figli, il dolore, piangere, avere i sentimenti, no? Perché siamo più complessi, non siamo noi meridionali solo cattivi o fessi, siamo fatti di sfumature come nelle altre parti del paese. Quindi diciamo abbiamo fatto questo lavoro con Procacci, ma non perché noi volessimo chissà che cosa bonificare il sud, lo facevamo, abbiamo fatto questo film e ci siamo augurati che ci prendessero sul serio, ci hanno preso sul serio. Da un'altra parte, contemporaneamente, secondo me, c'è stato un sindaco abbastanza illuminato, che è il sindaco di Melpignano, che ha fatto La Notte della Taranta. Mentre a Melpignano si facevano questi raduni musicali che cominciavano a coinvolgere 10-15.000 persone, 20.000 persone, io sono tornato in Puglia, non c'era ancora la Film Commission, sono tornato in Puglia, ho fatto altri due film, tre film, ho fatto Tutto l'amore che c'è nel 1999, poi ho fatto L'anima gemella nel 2001, sono tornato per tre anni, per tre film di seguito a girare film in Puglia, mentre il signore a Melpignano faceva La Notte della Taranta e mentre un cazzaro, permettetemi, diceva con la cultura non si mangia. Non era vero. Non era vero. La sensibilità, la Puglia, in questo senso bisogna invece
complimentarsi con gli uomini delle istituzioni che in Puglia hanno capito che col cinema e la musica si poteva fare bill. E così è stato. E negli ultimi anni sono venuti a girare tantissime persone. E guarda caso, tre anni di seguito, Gallipoli è stata la città più turistica d'Italia. Quindi, con la musica, con i tarallucci e vini, bisogna spiegare, col tarallucci e vino si può fare PIL, si può dare da lavorare alle persone, noi siamo bravissimi anche ad accoglierle le persone, col turismo, col cibo e così via. E quindi è nata una cosa specialissima di cui dobbiamo essere orgogliosi e che secondo me non dobbiamo buttare alle ortiche, perché non è che questa cosa è avvenuta così distrattamente, perdonatemi l'espressione un po' così, a culo, no, è avvenuta perché delle persone hanno lavorato perché avvenisse. E se le persone, che i nuovi arrivi, non continuano a lavorare, torniamo di nuovo, dicevo che sei ti bene, torniamo di nuovo al nostro passato, cosa che non mi auguro. Allora abbiamo tempo per una sola domanda, ce n'è una da giù, vedo una mano alzata. Ah, volevo dire, per questo di tempo abbiamo tempo solo per la domanda ma non per la risposta. No, sto scherzando. Questo sarebbe geniale. Sto scherzando. Manda breve però, per favore. Sì, salve, volevo chiederle, lei che cosa ne pensa del cinema fantascientifico in Italia? Lei girerebbe mai un film fantascientifico? Ho fatto Nirvana io. No, dico, però a livello proprio di diciamo, personaggi Marvel, tipo quei supereroi che si vedono in America. E... Ho fatto Nirvana io. No, ma dico anche un po' più americanizzati, ecco perché. Ma io ho fatto Nirvana io. La risposta mi sembra molto esplicita. Io ringrazio tantissimo Sergio Zini. Grazie a voi.